L con la B, la 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 L con la B, fra che te lo dico a fare, se parla il direttore attenti come il militare, nella chat spazio per tutti come su una baleniera, tira su quel volume, live bianconera, 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 accendeva su Twitch, competenza vera, live bianconera, live bianconera, live bianconera, live bianconera, live bianconera, live bianconera, massa di copacci, questa è live bianconera. Buonasera, live bianconera, 5 ottobre 2022. Io vedo già il Nick di Dula. Io il giovedì guardo Masterchef, ma ti stai prendendo? Ma scusami, Masterchef inizia a fine dicembre. Quindi non c'è la non ci sono le coppe. Dopo. A febbraio. Sì. Ma tu dici che potrebbe essere impegnata una squadra il giovedì? Io mi porto avanti. Quindi eventualmente per i post partita faremo il post partita per Masterchef, cioè commenteremo l'eliminazione, le prove in esterna. Va bene. La Juventus comunque batte 3-1 il Maccabi Haifa, doppietta, cosa particolare, doppietta del Rabiot, un gol di Dusan Vlahovic, loro fanno il 2-1 e poi hanno veramente tre occasioni d'oro per fare il 2-2, e il Maccabi Haifa ha preso tre pali in una partita che teoricamente, caro Virmone, doveva essere un dominio totale della Juventus. La Juventus ha avuto anche altre occasioni, ha avuto il gol annullato per fuorigioco della testa di Vlahovic, e quindi alla fine possiamo dire che la vittoria certo è meritata, assolutamente sì. Se tu mi dici la Juventus è guarita dalla crisi, io ti dico assolutamente di no. E altra cosa che bisogna sottolineare, purtroppo, è il risultato che arriva dall'altro campo, perché io me la sono vista la partita con tanta attenzione, tra l'altro, Benfica Paris Saint-Germain. Vi posso dire una cosa, il Benfica meritava di vincere la partita, Messi ha fatto un gol straordinario, era il worst case scenario, come l'avevamo dipinto questo pomeriggio, Virmone, il pareggio, tra l'altro avevamo detto 1-1, tra l'altro. È probabilmente il peggiore. Vi chiedo al volo, quindi io dico la mia percentuale di passaggio del turno della Juventus in questo momento è 25-30%, non di più. Dula? Sì, anche secondo me 30%. 30%. Virmone? Ma numeri non lo so, perché il punto è che anche nelle prossime comunque dobbiamo sempre avere un occhio sulle altre, e dopo questo pareggio ancora di più. Nel senso che il ritorno fra Benfica e Paris Saint-Germain, partendo dal presupposto che in Israele vinceremo, ma ovviamente non... E tra l'altro, vedendo sta partita, sì, siamo favoriti, certamente, ma non è così scontato. Cioè, se uno vede la partita di oggi, dice... Vabbè, poi analizzeremo la partita. Scusa, perdonami, Federico. No, dicevo, se forse addirittura dovremmo veramente sperare in un ulteriore pareggio fra le due, probabilmente... E vincere comunque a Lisbona, ragazzi, vincere, cioè, è quello che mi spaventa a me, capito? Che comunque a prescindere noi dobbiamo andare a Lisbona a vincere. Però vabbè, dai, mo parliamo della partita di stasera e via, dai. Intanto, se volete, vi faccio ascoltare Adrien Rabiot in diretta su Infinity, se volete ascoltarlo, l'autore della doppietta, quindi vediamo. Questa squadra si sente? Buona squadra. Sì. Potevamo fare più gol. Dovevamo fare anche di più, perché conta anche i numeri di gol, quindi è stata una buona gara, ma potevamo fare comunque molto di più. Avete sofferto poi a un certo punto quando il Maccabi ha segnato il 2-1, sì. E anche sul 3-1 il Maccabi è andato due volte a colpire il palo. Sì, loro hanno spinto tanto, dobbiamo anche lavorare su questo.
sistemare alcune cose in difesa. Quando difendiamo possiamo difendere serie basi, ma dobbiamo farlo meglio. Su questo c'è ancora da lavorare. È la seconda vittoria in 3 giorni tra campionati. Guarda come la rimarca partita. Balzarini, la seconda vittoria in 3 giorni, guardalo. Di queste vittorie. Sabato abbiamo anche una gara difficile a Milano, ma io sono fiducioso per questa partita perché abbiamo dimostrato buone cose stasera, anche contro il Bologna. Con quell'atteggiamento possiamo fare bene anche contro le grosse squadre. Un'ultima cosa, quanto sono stati importanti per te questi 2 gol? Perché Allegri dice che tu devi segnare 10 gol in una stagione, insomma. Ne mancano 8, ne mancano. A Genova ti era stato annullato contro la Sampdoria. È importante anche per la fiducia, ma come l'ho già detto, mi piace segnare, ma più importante non è chi fa gol e segnare. Poi stasera tocca a me, sono contento. Anche Angel ha fatto molto bene. Avevamo bisogno di un giocatore così che può dare assist con il suo mancino. Ha fatto molto bene, sono contento anche per lui. Grazie a Rabiot, aspettiamo Massimiliano Allegri tra poco. Va bene, tra poco arriva Allegri, quindi sentiremo anche Allegri. E ringrazio delle sub e poi analizziamo un pochino la partita. Ci sono un paio di sub che vanno assolutamente, assolutamente ringraziate. Quindi... togliere il loop. Sì, l'ho tolto. Allora, tante sub. Allora, ringrazio quella di Elden 89, 7 mesi con Amazon Prime. Grande Lai Bianconera e grande Cavallo Pazzo, si riferisce a Rabiot. Rinnova Larsen Zappa, fa con noi 4 mesi con Prime. Dopo una doppietta di Rabiot, l'Europa League, ce la meritiamo veramente. Vabbè, ho capito, cioè, mica la poteva sbagliare. Grazie a Darby Bianconero 14, che è un nuovo abbonato, quindi hai il diritto ad entrare nel nostro Prime. E grazie a PJ Video. Livello 1, 9 mesi. Grazie di cuore, ragazzi. Un bacio a tutti. Siamo a quota 409 abbonati. Forza rinnovate, forza anche con i nuovi abbonamenti, perché vi vogliamo nella nostra gang di LB. Allora, se dovessi fare un'analisi della partita, e anche qui c'è un'altra sub. Oggi siete scatenati. Va bene, Adrien Rabiot, l'effetto Rabiot. Grazie, Adrien. Scusaci. Grazie Fortius Cam, la canzone di Baschilotto se l'hai ascoltata sei un grande, Fortius Cam. Allora, analizziamo un attimino la partita, intanto abbonatevi perché poi le mando dopo l'alert nel caso. Analizzando un attimo la partita, l'impressione che ho io è due tre cose le voglio dire. Uno, Angel Di Maria prima dell'assist è stato il peggiore in campo, dopo il primo assist è stato il migliore in campo, col secondo che arriva decimo. Siete tutti d'accordo? Assolutamente. Tra l'altro avevo mio padre a fianco e mi diceva durante i primi 20 minuti, cioè, questo non ha voglia di giocare, perché minimo contrasto stava a terra e quindi lui, il suo retropensiero, era un po' anche il mio effettivamente, vuole uscire perché non vuole perdere il mondiale o comunque diciamo il retropensiero tutto italiano di vivere in malafede tutto quanto. La seconda cosa è che questa squadra ma lo dimostra anche gli ultimi 30 minuti, 25 minuti non riesce a gestire nulla, perché senza il gol di Rabiot col colpo di testa io non so come finisce questa partita, perché dopo il loro 2-1 la Juve non capisce nulla, il Maccabi ha palle gol nitide, noi facciamo ragazzi delle uscite dal basso da film horror in cui perdiamo il pallone senza nemmeno essere pressati più di tanto, e quindi è una squadra che non riesce veramente ad avere un minimo di sale in zucca. E la terza cosa, la vittoria fa morale, qui oggi io sarei il Kraft di domenica, perché domenica lui diceva sì ma il Bologna, qui il Maccabi ha giocato una partita degna, se possibile. Non sono nemmeno sicuro, vedendo questa partita qui, che noi col Maccabi a casa loro riusciamo a vincere in modo netto e facile.
questo è il mio piccolo editoriale. Chi vuole partire con le analisi di questa partita? Dula, Virmone, come volete voi, andate a turno. Fai pure partire Riccardo, sì sì. Vai Dula. Ma secondo me è nato tutto da quei cambi che ha fatto Allegri. Più che altro io non toglierei, non cambierei in difesa a quel punto lì, soprattutto i centrali. Secondo me ha tolto tanta stabilità difensiva, perché anch'io pensavo, cioè, cazzo, siamo andati in bambola come al solito, ha preso il gol e si cagano addosso, che è vero, però quei cambi lì minano degli equilibri che durante la partita non devi andare a toccare quando si tratta di determinati ruoli. E secondo me lì un po', infatti, il tutto nasce quando viene messo dentro Bonucci, ma non perché sia colpa di Bonucci, perché certo, va appunto a spostare quell'equilibrio difensivo che si era creato. E poi vabbè, sul gol loro ci ha messo il suo anche Szczęsny, perché secondo me se rimaneva in porta, poi magari quello fa gol lo stesso, non lo so, però non ne sono così sicuro. Per il resto siamo sempre lo stesso copione, nel senso che ci siamo illuminati grazie a Di Maria quando ha deciso di giocare a calcio e abbiamo fatto una partita con le invenzioni di Di Maria e poco altro. C'è Allegri, ragazzi, vi devo interrompere perché sì, c'è Massimiliano Allegri ai microfoni, quindi ce l'ascoltiamo. No, sono soddisfatto fino al 75esimo, poi dopo abbiamo sbagliato molti gol e bisognava farli perché non possiamo avere una percentuale così bassa realizzativa, bisogna essere più efficaci. E poi potevamo continuare a giocare divertendosi, cercando di poter fare più gol, e invece abbiamo smesso, abbiamo subito questo gol su una ripartenza. E dopo siamo andati in paura, ma che è normale che sia. Fortunatamente poi è stato bravo Bravio sul calcio d'angolo e quindi lì abbiamo chiuso la partita. Il lato positivo è che mai come in questo periodo conta il risultato per la Juventus. Questa seconda vittoria in tre giorni cosa significa per voi? Non significa assolutamente niente. Siamo indietro in campionato, siamo andati in Champions, quindi bisogna stare ha blastato Balzarini a lavorare. Sabato abbiamo una partita importante a Milano. Ecco, quanto ti dispiace non avere questo Di Maria sabato? Dispiace, ma avremo condizioni migliori di stasera a Tel Aviv. È una partita che ha visto sbloccarsi anche Rabiot, la prima doppietta che fa da quando gioca nella Juventus. Tu richiedi sempre almeno 10 gol a stagione, insomma, ha cominciato bene. Ma credo che Rabiot abbia raggiunto un livello di maturità fisico e mentale importante. Credo che debba ancora crescere nella velocità di esecuzione, nel verticalizzare un po' di più, perché comunque ce l'ha, è una questione di abituarlo. Tra Juve e Bologna questa sera abbiamo visto più di un gol in contropiede, la Juve che sta imparando a giocare in questa modalità. Ma anche perché Di Maria è uno che verticalizza molto, Vlahovic negli spazi diventa devastante, è che a livello difensivo bisogna migliorare, perché l'ultimo quarto d'ora abbiamo fatto male. Ti chiedo un'ultima cosa, l'1-1 tra Benfica e Paris Saint-Germain sposta un po' più in là il discorso di qualificazione, nel senso può non essere più decisivo lo scontro col Benfica, nel caso Juve vincesse in Israele, ovviamente. Ma lo scontro, noi bisogna vincere in Israele e poi andare a Lisbona a giocarsi la nostra partita, cercando di vincere. Però bisogna vincere prima in Israele. Ok, grazie Massimiliano Allegri di nello studio. Manco domande dallo studio. No, ma penso che siano concordate, Fabio, perché se tutti cominciano a fargli domande dallo studio è la fine. Vabbè, sì, anche perché deve andare da altre TV. Ma Sky credo che condoli, la fa la domanda. Vabbè, ma Sky lo sta intervistando adesso, quindi presumo. Quindi ha fatto prima Mediaset e poi dopo ha fatto. Okay. Va bene. Sì. In questo momento su Sky, se c'è qualcosa su Sky, ragazzi, segnalateci se c'è qualcosa. Comunque, devo dire la verità, mi è sembrato incazzato, giustamente, perché la gestione degli ultimi 25 minuti, voi avete detto che anche i cambi erano forse complici del calo. E mi è sembrato molto più lucido di Balzarini. Tu mi dirai, Virmone, non ci vuole un cazzo, però è già un piccolo baby step superato. Mi fai la tua analisi e poi se vuoi commentare le parole di Allegri, commentale. Parto da Allegri. Come ti ho detto, già dopo Bologna l'avevo visto più meno spavaldo e un po' più pragmatico. E mi sembra che, come ti avevo detto, il leitmotiv ormai è quello. Vedi che appena Balzarini fa la domanda, lui ti comincia a dire no perché siamo dietro in campionato, no perché siamo dietro in Champions. Quindi
se la direzione che gli sta dando anche ai ragazzi nello spogliatoio è quella di restare coi piedi per terra, di non fare i fenomeni perché abbiamo vinto contro il Bologna e il Maccabi, io sono d'accordissimo e spero che la mia intuizione sulla sua linea comunicativa con noi e con la squadra sia effettivamente questa, perché mi piacerebbe vederlo meno spavaldo, non mi piace quando è arrogante. Detto questo, la partita, guarda, io sono al 100% d'accordo con quello che hai detto, sia te che Dula, con te per quanto riguarda Di Maria, ovvero fino al primo assist un fantasma, non allungava la gamba, scendeva ad ogni minimo contrasto e dava l'idea di essere svogliato. Il primo assist un'illuminazione e poi arrivano gli altri tagli, gli altri colpi suoi, che sono quello per cui lo abbiamo preso e pagato profumatamente. Il ritmo della partita è stato blando, classico proprio di una partita allegriana, quindi è proprio una roba che l'intensità, noi e l'intensità siamo proprio due rette parallele che non si incontreranno neanche all'infinito. Però, come dicevo, come ho letto in chat e come c'eri anche te, Fabio, forse in quel momento in chat, però ne stavo parlando con Lia, tutto sommato, al 70esimo Vlahovic ha 4 palle gol nette. Una la butta dentro, uno viene annullato, uno se lo mangia clamorosamente e uno una gran parata del portiere. In 70 minuti abbiamo messo Vlahovic in condizione di fare gol 4 volte, che è una cosa che io molto prendo positiva, in maniera assolutamente positiva. Per quanto riguarda invece quello che ha detto Dula, dove sono d'accordo con lui, sul discorso dei cambi. Non lo so se è per una questione di equilibri tattici o perché chi è entrato non era poi così tanto in forma, ma è vero che quei 10 minuti di sbandamento arrivano nel momento in cui viene fatto il cambio di Bonucci e Locatelli, sì. E quindi c'è da ragionare un po' su questo, cioè quello lì è stato un grave errore, perché secondo me lui, Allegri, al 70esimo pensava di avere la partita che fosse in tasca, finita, sì. Pensava che fosse finita, però ragazzi lo sappiamo che in Champions le partite non finiscono mai, quindi è vero che sabato c'è il Milan, ma io Vlahovic e Kostic non li avrei mai tolti. E non avrei tolto Paredes, non avrei fatto entrare Bonucci, cioè, però qualche cambio andava per forza fatto. Però è vero, bisogna che altro sai cosa, secondo me il cambio, poi a posteriori sono tutti bravi, che ha sbagliato è più secondo me quello di Vlahovic Ken che quello difensivo, perché Ken, abbiamo visto anche nell'ultimissima azione finale, all'uscita di Ken, ragazzi, stasera, mamma mia. Sì, cioè, lì poteva fare tutto, poteva decidere di passare il pallone al compagno, poteva andare lui di potenza, un tiro in porta, riesce a sbagliare un passaggio facilissimo, e lì il ragazzo, mentalmente, evidentemente non ci sta. Se tieni Vlahovic è in una delle tante ripartenze, perché come dicevano in chat giustamente il Maccabi giocava una linea molto alta perché doveva recuperare il risultato, non aveva nulla da perdere tra l'altro, in quel caso sul 3-0 poi togli, è il cosiddetto garbage time linguaggio NBA, togli Vlahovic, metti Ken e 3-0, la partita comunque lì è veramente finita. Mentre non, chiaramente il gol preso dalla Juve non è colpa di Moise Kean, è una semi cazzata di Chelsea che esce male. Però se tu sommi tutte le due cose, poi hai in attacco un Kean poco lucido, una squadra che ha preso gol ed è in bambola, anche un po' di premere su esatto Bercio, e ripeto, se non ci fosse stata la palla inattiva e il gol sul colpo di testa di Rabiot,
io veramente stasera non so come va a finire, perché mancavano 12 minuti circa, 10 minuti circa, quindi sì. In questo caso siamo stati un po' fortunati, ma il risultato, ripeto, è giustissimo, quindi ci mancherebbe altro. Sì, dicono, sì. Colpa di Bonucci, il gol. Ma può essere, però se Chesney non fa quell'uscita allucinante lì, cioè, oh, è uscito di ben un po' fuori dalla porta, sì. Cioè... I difensori stavano recuperando, cioè o l'attaccante del Maccabi a quel punto rientra, mette a sedere due giocatori e si inventa il gol della domenica, o secondo me Chesney ha fatto veramente una boiata. Poi in primis sarà colpa di qualcun altro, per carità. Però Chesney a quel punto deve notare gli errori dei difensori e capire che comunque avranno il tempo di recuperare e quindi non uscire dai pali. Secondo me poi è quello che ti fa prendere il gol. Sia Samuele che J. Cooper sono d'accordo sulle responsabilità della Coppa e di Bremer che inizia, Bonucci che aggiunge, Scoso che conclude, dice la stessa cosa Samuele, Bremer dorme, Bonucci non tiene sulla linea e Chesney esce a minchia, due cose, praticamente due commenti praticamente simili. Ci chiede Otto Lipschitz, sono pazzo se penso che Di Maria non ha fatto nulla che Dybala non avrebbe saputo fare? Non lo so, ma sono caratteristiche comunque differenti, dai però... ragazzi, io Dybala lo amo, io Dybala lo amo, lo sapete, però quella visione di gioco lì e quei passaggi verticali così in mezzo ai difensori 3 o 4 o 5 in una partita sola, cioè potete anche dirmi che questi erano scarsi, però raga, io non so se Dybala cioè se nell'arco, se ha nella faretra di Dybala una delle cose su cui lui spicca sia questo tipo di finalizzazione, ecco. No, ma poi secondo me Dybala ha questi colpi qua, però è anche più una punta rispetto a Di Maria, che non è una punta ovviamente. Quindi è uno che magari cerca di più anche andare a fare il gol lui. Quindi è ovvio che ne vedi di meno in 90 minuti. Cioè non è uno che ti mette come ha fatto Di Maria stasera, a prescindere dall'avversario, che comunque prova a metterti in porta 18 volte. Non lo fa, lo fa, ma non lo fa così. C'è Miguel che saluto. Come disse appena acquistato Di Maria, mi ricorda l'ultimo Totti. Rispetto a Totti, però non fai gol. Però fa gli assist, ne ha fatti tre. Ma perché gioca da fermo? Ma io mi ricordo, ma te lo ricordi anche Cassano a Parma? Cassano a Parma giocava Dai, così. raga, no, dai, Cassano. No, ragazzi, no, fermi tutti. Cassano aveva la panza. Cassano Sì, aveva ho la panza capito, a aveva la Parma. panza, però stava fermo, faceva la boa, gli arrivava la palla, si inventava una roba, poi il Parma era quello che era, quell'anno. Però stava così, stava fermo, cioè. Non chiedo a Du la cosa pensa di Cassano, perché sennò mi fanno bannare il canale. Du, no, non te lo voglio chiedere. Vabbè, ma Stavi quello che dicendo? pensano tutti, cioè non è che voglio dire. Stavi dicendo, Du? No, io dico, sì, è vero che Di Maria magari non è questo mostro punto di corsa, però io lo vedo comunque molto più pimpante. Sì. È vero che nella Juve non ci vuole molto, perché non è che È siamo quello sti che ti mostri. frega, eh. Esatto, non ci vuole molto, però comunque uno che viene dentro al campo, si allarga quando si deve allargare, cioè le sue cose le fa. Poi vabbè, stasera giocavi contro gente che ieri non mangiava e beveva, quindi vabbè, ok, però Ha vabbè, inciso però. secondo voi sta cosa sul Maccabi? Perché poi dopo, nel secondo tempo, secondo me il giocatore più forte che hanno, non mi ricordo più come si chiama, porca miseria, mi sono Ma è perso il quello nome, che tipo... non giocava, è entrato dopo. È entrato dopo, ma quello è fortissimo, ragazzi, cioè... Quello... aspetta, vi dico il nome, vi dico il nome, vi dico il nome, subito... Azzili. Omer Azzili. Non è quello che ha fatto gol. Non è quello che ha fatto gol, ma ha messo in subbuglio la retroguardia juventina in qualche modo. Cioè, ci provava, la squadra vedevi che giocava un po' per lui, era quello tecnicamente più dotato. Quello che ha fatto gol è David, non Trezeguet, David. Sì, beh, giocavano con uno che si chiama Pierrot, cioè, Beh, vabbè, è ragazzi, cornuto, è cornuto, cioè, che cornuto. gente è? Cioè, vabbè. Va bene. Dicono in Israele ci sarà da soffrire, mi sa. Secondo voi, Sicuro, Chiesa, sicuro. Chiesa con il Benfica verrà convocato? La partita col Benfica credo che sia a fine ottobre, non vorrei sbagliare. Sì, mi sembra di sì. È il 25 Sì. ottobre. Sì, ragazzi, ma anche se viene convocato, gioca 15 minuti. Non può, Ma cioè, non credo.
E tra, ragazzi, 5 ottobre sono 19 giorni. Sì, ma scusa, ma adesso che si allena con gli altri, potrebbe fare qualche minuto? Cioè, si allena... No, no, dura, sì, non sì, forziamolo, sì, sì, per carità. No, no, ma no, ma qualche minuto, cioè qualche spezzone. Non dico immediatamente col Milan, dalla prossima. Ma non, cioè, no, 20 minuti, che ne so. Quindi, secondo me, potrebbe... Allora, teoricamente, se seguiamo un po' di razionalità, potrebbe essere convocato con l'Empoli il 21... mette 10 minuti, ne fa 30, 25 se c'è bisogno col Benfica. Ma scusa, l'Empoli è dopo il Milan? No, c'è allora, il Torino. No, no, dopo, il Milan. Dopo il allora abbiamo il Milan, poi il Maccabi, poi il Torino e poi c'è il Torino. Poi le, no, poi dopo il Torino abbiamo l'Empoli e poi l'Empoli e poi il Benfica. Sì, 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 esatto. Ci dicono certo che viene convocato, davvero Allegri ha detto che negli ultimi 15 minuti hanno rischiato perché troppo Bellini. Io non l'ho sentito, cioè l'abbiamo sentito non a Mediaset. A Mediaset non l'ha detto, su Sky... Ah, lo ha detto davvero su Sky... vabbè, ragazzi, troppo bene. A me non mi sono sembrati troppo Bellini, però vabbè. Per il resto, va detto, Kraft, mi è sembrato lucido, non mi è sembrato... Ma infatti, ma qualcuno che gli dica definisci Bellini? Cioè, così ce lo spiegano, che cazzo vuol dire Bellini? Perché magari Bellini per non è la bevanda. Non è la bevanda, quindi... Esatto. Allora, Krob, tu sei bellissimo, non sei bellino. Perché bellino? Sei bellissimo. Poi tra l'altro questo logo che tu sei messo sembra il logo di chi l'ha visto. Non so che cazzo te l'abbia fatto, ma sembra il logo di chi l'ha visto. Vabbè, Vincenzo Bellini, ossessionato santo Dio. Allora, l'Empoli ci dicono è perfetto per un rientro soft di Chicco Chiesa. Vedremo, 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 ragazzi. Io la sfera di cristallo non ce l'ho. Attenzione, alert, notizia, notizia, incredibile. Sì, breaking news. Ma quando è successo? Io a fine primo accorto. Tempo. Ma non me ne sono accorto. Problema muscolare alla coscia destra per Mattia De Sciglio. Il calciatore si sottoporrà agli esami per eventuali tempi di recupero. Quando, 20 giorni poi si rifà? Sì. Come no? Sì, un mese. Ma quello è un cesso. Cioè, va bene Folletti, ma De Sciglio è veramente un Su De Sciglio non c'entra nulla, manco Folletti, è De Sciglio, punto. È injury prone se c'è se ce n'è uno. Sì. Cioè. Esatto, tra l'altro oggi Sandro non è mica entrato male, eh. No, anzi, è De Sciglio, secondo me ha fatto una partita decente. No, De Sciglio, Fabio, nei primi 7 minuti ha perso 3 palloni. O passato male la palla. No. Quello lì non deve più vedere il campo, ragazzi. Scegliete chi è l'LB meno the match. Dai, Di Maria è troppo sarebbe Di Maria. Oltre Di Maria, chi sono i tre che entrano nel podio? Grazie. Io dico Vlahovic, Kostic... Vabbè, allora Rabiot, raga. Ha fatto doppietto. Rabiot, Vlahovic, fa schifo Di dirlo, ma ha segnato doppietto. Rabiot, Vlahovic, ha fatto due gol. Okay, sì, Rabiot, Kostic, sicuramente. Va bene. Il Duca, ancora il Duca. Vabbè, Villani, dillo che hai visto la... No, io ho visto la Juventus e mi sono visto tutte le... L'unica cosa che non ho visto, ma proprio non ho visto manco i gol, è Chelsea-Milan. Il Milan ha fatto così schifo. Io li ho visti. 3-0. Quanto è finita? Male, 3-0. Merda. L'hanno preso... Poi, cioè, io ho visto gli highlights. Ha avuto una mega occasione con De Cattelier e Brahim Diaz, dopo l'inizio di Leo. Poi, in secondo tempo, hanno preso la bambola. Arrivederci. Ok. Quindi sono incazzati sabato pomeriggio, sono incazzati. Bisogna anche vedere come recuperano mentalmente, perché quando perdi una bella bambola in Champions poi non è facile giocare sabato. Purtroppo recuperano Teo Hernandez, però. Allora, 3-0, ma sono 1-0, sì, si mangiano un gol. Anche io giovedì guardo Masterchef. Ma non è detto che giocheremo l'Europa League. Allora, aspetta, va bene. Facciamo i calcoli. Adesso, calcolatrici in mano per i ragazzi di LB in chat, perché noi non siamo in grado di fare i calcoli nemmeno con la calcolatrice. Questa è la situazione del girone H di Champions. Allargo ancora di più. Il Paris e il Benfica dividono la posta a 7 punti, la Juventus a 3 punti, il Maccabi a 0. Vabbè. Quindi, Birmone, adesso lo sai che mi sono scordato tutti gli scenari che abbiamo fatto sto pomeriggio. Dovevamo farci dare il link del documento. Esatto. Allora, bisogna solo sperare che il Benfica non vinca a Parigi, ovviamente, e noi dobbiamo vincere. La prossima è a Lisbona, fine.
E poi l'ultima, vediamo cosa fa il Benfica col Maccabi. Ma se Parì e Benfica pareggiano, è un risultato migliore per noi o peggiore? Se pure a Parigi pareggiano? No, è peggiore, perché se fanno 8 punti, noi vinciamo col Maccabi, vinciamo col Benfica. Siamo a 6. Però lì fai la corsa. Però qui, se loro pareggiano il ritorno, tu puoi fare la corsa su due squadre, teoricamente, non su una. Però devi vincere con il PSG, perché non ti basta, ammesso che loro battano il Maccabi. Perché se loro battono il Maccabi vanno a 11. Metti che pareggiano la prossima. Ok. Battono, noi vinciamo a Lisbona. Noi andiamo a vinciamo la prossima, andiamo a Lisbona, andiamo a 9. Loro sono a 8, l'ultima col Maccabi, noi col PSG. Se loro vincono, noi dobbiamo vincere col Paris Saint-Germain. Se no andiamo meno di 11. Virmone, tu sei l'ottimista del gruppo, abbiamo la chance di buttare fuori il Paris Saint-Germain. Guarda, stavo proprio ragionando. Allora, se noi vinciamo la prossima, stiamo a 6. Sì. A noi conviene e dobbiamo comunque vincere a Lisbona, Fabio. Sì. Dobbiamo comunque vincere a Lisbona e comunque il Benfica a Parigi non deve assolutamente vincere, assolutamente, perché vince io a Parigi quindi perché io dell'ultima in casa contro il Paris Saint Germain mi fido pochissimo e quindi minchia, è dura. Anche io l'ho vista, il Paris Saint Germain, ripeto, oltre al gol per bellissimo di Messi, ha avuto una traversa con Neymar su una rovesciata e poi il resto, ragazzi, il Benfica il primo tempo ha dominato, ma pure il secondo ha giocato benissimo. Contro il Paris, gol dell'ex per forza. Oggi a un certo punto ne avevamo 4 contemporaneamente in campo, sono Rabiot, Di Maria, Paredes e chi è il quarto? È Ken, mica segna Ken, però il calcio chiude domani mattina. Sento odore di Juve-Bayern 1-4, no, secondo me è un'altra caratura, no. Cioè, proprio a livello proprio, però aspetta un attimo, aspetta un attimo Fabio, perché sì. Allora, se il Benfica la perde resta a 7, supponiamo che noi a quel punto siamo a 6 perché abbiamo battuto il Maccabi, dobbiamo andare a casa loro vincere, quindi noi andremmo a 9 e loro resterebbero a 7 e significa che a quel punto in casa col Paris Saint Germain se tu fai un pareggio e loro vincono dipende come punti, e dipende però credo la differenza gol e in questo momento la differenza gol della Juve è 0 se vinci col Benfica dipende come vinci col Benfica, devi vincere bene, sì, vero, basta nemmeno vincere. È dura ragazzi, mamma mia. È dura. Cioè, tipo, vincere bene 0-2 per dire, 2 gol di scarto, perché tu hai vinto, hai perso in casa 2-1. Devi fare. Se vogliamo fare lo scenario del pareggio all'ultima giornata, non so nemmeno di se definirlo biscotto, perché non sarebbe biscotto, un pareggio combattuto tra Juve e Paris Saint Germain all'Allianz Stadium. Devi vincere bene col Benfica se vuoi giocarti qualcosa, altrimenti devi battere il Paris Saint-Germain. Esatto. Questo quindi fammi ragionare sul Paris Saint-Germain, perché invece se il Paris Saint-Germain, mettiamo appunto che vince al ritorno, va a 10, vince con loro, col Maccabi sta a 13, quando arriva contro di noi potrebbe stare tranquillamente a 3. Sì, occhio però ragazzi, come dicevo questo pomeriggio, ci sono squadre, l'anno scorso il Milan con Liverpool era già qualificatissimo, va in campo le riserve del Liverpool. E no, ma Fabio, Milan. Era per dire se eventualmente col Paris Saint-Germain poteva esserci una corsa su di loro, ma per esserci la corsa al Paris Saint-Germain significa che il Benfica batte il Paris Saint-Germain la settimana prossima. Se il Benfica batte il Paris... Sì. Però poi se il Benfica batte il Parì, però ragazzi va detta una cosa, che a Torino arrivano col coltello fra i denti, uno è che però poi il Parì c'ha un'altra partita in casa col Maccabi, quindi diciamo a 10 punti, i 10 punti sono assicurati del Parì a prescindere, credo. Sì è molto complicato ragazzi,
è veramente molto molto complicato. E tra l'altro, se posso dirvi la mia, ripeto, tralasciando la partita con il Maccabi che si giocherà settimana prossima, se io devo fare una valutazione su quello che ho visto nel girone d'andata di questo girone, la Juventus non merita di passare il turno, no. Cioè, anche vedendo le partite di stasera, cioè, vedendo come il Benfica se l'è giocata col Parì, che vedeva di vincere, e vedendo noi avere anche delle difficoltà importanti col Maccabi, ma la matematica ci tiene in gioco, sì, tutto quello che vuoi, ma, no, ma infatti la classifica in campo non è assolutamente una classifica bugiarda, no, è la classifica giusta secondo me in questo momento. Poi siamo di fronte alla Champions League in cui vige la regola di Alessandro Borghese, che può confermare o ribaltare il risultato, e quindi in questo caso dobbiamo aspettare il verdetto del campo. Tra l'altro la cosa particolare di quest'anno è che la Champions League si chiude praticamente in questo mese qui, fondamentalmente, perché le tre partite sono settimana prossima, tra due settimane, e poi a inizio novembre, quindi in un mese sapremo se passiamo il turno o... Però guarda, questo riassume tutto ed è giusto. Noi dobbiamo fare 7 punti su 9, fine, e guardare quello che succede dall'altra parte. Ma dipende, no, 7 punti su 9 dipende pure dove li fai, perché se tu fai 7 punti su 9 ma il pareggio lo fai col Benfica e fai 3 no, esatto, e fai 3 per quello che ti dico, devi anche stare attento a guardare, cioè tu sì, certo, devi fare, cioè tanto 7 punti li devi fare, e sono tanti, perché su 7 3 li devi fare a Lisbona, sì, e 4 li devi fare tra Israele e Paris Saint-Germain, che ti viene in casa. Perfetto. Comunque, ragazzi, vediamo, dura. Magari il Benfica col Maccabi non vince, chi lo sa, devono andare là in trasferta. No, ovvio che è in trasferta. Tutto, Dula, stiamo dando tutto per scontato. Sì. No, magari certo, la settimana prossima andiamo là, pigliamo gli schiaffi e andiamo a casa direttamente. Quel punto. È finita, Adamo. Tra l'altro la partita di settimana prossima la giochiamo martedì alle 18:45. Giochiamo, non è su Prime. 7... E credo proprio di no, credo che sia su Sky. No. Perché Sky, la sfida, no, di Prime, su Prime ci sono quelle del mercoledì. Esatto, che sarà sarà sicuramente Barcellona-Inter, dai, sarà credo Barcellona-Inter. Allora, facciamo una bella cosa, intanto noi teniamo sempre aperta nel caso in cui servisse la schermata con i gironi, vogliamo sentire gli abbonati sulla partita o sulla situazione del girone, perché no? Apriamo la chat vocale Discord, è un nostro vantaggio che diamo ai nostri abbonati nel nostro canale Twitch. Io ho fatto partire la chiamata, se qualcuno vuole intervenire in diretta in questo momento a dire la sua sulla partita, sul Benfica Paris Saint Germain, sulle partite della settimana prossima di Champions, sulla situazione del girone, lo può fare comodamente. Barça Inter sul Prime confermato, ok. Bercio ha i flashback del Galatasaray, però quel girone lì era molto più strano, ragazzi, perché noi partiamo pareggiando col Copenaghen. Poi in casa col Galatasaray facciamo 2-2 o 1-1, facciamo un punto su 6 disponibili con Real Madrid, facendo una bella partita col Real in casa, ma lì pure discreta, ma perdiamo 2-1, poi vinciamo in casa col Copenaghen e abbiamo la cosa particolare è che abbiamo 2 risultati su 3 nell'ultima giornata con il Galatasaray, perché ci bastava lo 0-0. Poi è finita come è finita. E il Real Madrid, in quel caso c'era una squadra che le vinceva tutte e quindi rubava punti a tutti quanti, e noi che comunque avevamo, no, come dire, il match point sulla racchetta. L'ultima volta che siamo stati a 3 punti dalla fine del girone d'andata di Champions, siamo andati in finale. Davvero? 2015. Ma veramente? Mi sa proprio di sì. Ti spiego anche perché. Ma Juve Malmo 2-0, Atletico Madrid Juventus 1-0, perdiamo di misura gol di Mandzukic contro la Juve. Perdiamo con l'Olympiacos o 1-0 o 2-0. Adesso non ricordo bene il punteggio. Ma è quella che poi al ritorno c'è il gol di Llorente, che picchia la palla, che picchia sul palo, poi gli picchia addosso. È quella che il ritorno, poi con l'Olympiacos facciamo 3-2, facciamo 3-2 con l'Olympiacos, poi è vero. Facciamo 2-0 a Malmo e 0-0 con l'Atletico Madrid. Scottone finale,
Sì, il quindi gol fatto, siamo in finale, ragazzi. Siamo in finale di Champions. Ci vediamo, dov'è che è quest'anno? A Istanbul. A Istanbul. Sempre a Istanbul la fanno, ragazzi. Non l'hanno fatto l'anno scorso a Istanbul, no, l'hanno fatto tutti a Parigi l'anno scorso. No, l'anno scorso era a Parigi, no? Era a Parigi, però era stata, era, no, era, era doveva Mosca. Essere a San Pietroburgo. Doveva essere San Pietroburgo. Gli eventi del mondo hanno cambiato la finale. Sì, ma a Istanbul era tipo 3-4 anni che doveva farla lì. Poi la pandemia, poi la Turchia, la roba lì. Quindi adesso la fa lì. Quest'anno l'alziamo, Dula, dice l'F. fai una faccia entusiasta, Dula. Sì, sì. Le grandi Champions di Allegri. Il cerchio si chiude a Istanbul. Vedi, il cerchio, cioè, noi riscatteremo Conte. Che bella, che storia meravigliosa. È già con, la ne- sta con la neve a giugno, dove Virman, la neve a giugno sì, a Istanbul. invece dov'è la finale, la finale di Europa League, dove si trova, dove si gioca? Giusto per informarci un attimino. Tra l'altro, ragazzi, se andiamo in Europa League, secondo me ci sono squadre a Siviglia. No, non è a Siviglia. No, Siviglia no, non mi ricordo. Sì, in Kazakistan. No. Aiuto. In Kazakistan. Ma come in Kazakistan? Quelle conferenze lì che la giocano in questi paesi lì. Mercoledì Aula... 31 maggio, ma dove? A Ulan Bator. Se Ulan Bator è la capitale della Mongolia, direi di no. Direi di no. A Budapest. Ma vabbè, ma le sparate tutte. Budapest. Okay, no, Budapest. Va bene. Atletico Juve 1-0 2014 ci fa ricordare che Allegri faceva giocare di merda la Juve pure nel suo miglior anno in carriera, però quella è una partita equilibrata e poi chi non ha giocato male al Wanda Metropolitano, Simons, dai. Allora, Marco Tar 7, il discorso è che non si può giocare a Benfica come stasera, tutti schiacciati e bassi. Oddio. Beh, no, vero, Fabio. Quando prendono la palla gli altri, non c'è una volta in cui proviamo a andargli incontro, veniamo sempre all'indietro, sempre con le due linee da quattro belle schierate, e entriamo in area ogni cazzo di volta. Questo è vero. Se per schiacciati intende quello, è vero. Perché non c'è una volta che non li facciamo arrivare al limite dell'area. Attenzione, c'è un abbonato in live, c'è Ralfone. Marco, buonasera Ralfone. Però devi togliere l'audio di Twitch, altrimenti mi sento io. Buonasera, mi sentite? Mi sento perfettamente adesso, buonasera. Fabio, mi senti? Ti sento. Aspetta, sono mutato io. Fermo. Scusami, ti sento, ero mutato io, sono un deficiente. Ok, ora ti sento. Ciao. Intanto buonasera anche ai ragazzi. Niente, anch'io ho guardato la partita del Benfica. Non ho molta fiducia in questo passaggio del turno, perché semplicemente gli altri sono più forti di noi. È sintetico, prendi nome e cognome. Il Benfica gioca meglio la patente, e il Paris Saint Germain ha più individualità. E quindi, perché dovremmo eliminare una di questi due? Io non vedo un motivo per cui dovremmo eliminarli. No, razionalmente, Marco, per quello che abbiamo visto durante l'andata, sono d'accordo con te. C'è poco da dire. Però dice Virmone che ti devo togliere la patente. Virmone. Sì, non ne ho più ormai, ho sboscato a forza di perdere patenti. Stasera l'hai vista anche te la partita, per metà primo tempo il Benfica ha dominato il lungo e il largo. Sì. Poi quei tre si sono inventate quella giocata e messi quel tocco eccezionale. Poi un po' di PSG, il secondo tempo diciamo un po' PSG e Benfica alla fine, ma non lo so, mi sembra inattaccabili per come siamo noi ora. Perché anche stasera non è che abbiamo fatto faville. Senti, ma mi dai un giudizio sulla partita di Di Maria? Perché, come dicevamo prima, primi 30 minuti lo volevi prendere un po' a schiaffi, se tu fossi stato un tifoso della Juventus. Di Maria, secondo me, all'inizio aveva un po' paura. Addirittura? Del Maccabi? Aveva un po'... No, degli infortuni, dei problemi fisici che ha avuto. Mi sembrava un po' sulle uova all'inizio. Poi lo sapevano, secondo me, che non era stato bene e un po' di tacchetti gliel'hanno fatti sentire all'inizio.
Poi si è sciolto, ha trovato il primo assist, chiaramente è di un livello superiore, se gli fai fare contropiede a campo aperto 2-2, può farlo anche bendato quel passaggio a Vlahovic. Se gli lasciano spazio, ma in Serie A non lo trovi questo spazio. Certo. Cioè te lo devi guadagnare, guadagnare non vuol dire stare tutti dietro sperando che gli altri vengano avanti per andare in contropiede, dovresti essere in grado di fare qualcosa di meglio. E a me non mi sembra, cioè anche oggi a un certo punto abbiamo avuto paura di una squadra di poveretti che non mangiano, in questo momento non mangiano, sono una squadra che non può mangiare. Vabbè, dai, ma religiosi in questo momento, la settimana prossima avranno anche mangiato, questi. Ti dice Virmone che non tutti, cioè anche ci sono quelli che hanno mangiato e certi no, però erano ho capito, ma non è che possiamo sperare di giocare sempre con una squadra mezza a digiuno. Sei un talebano, Ralfone, diglielo, Villani, lo dicevano anche in telefono, quelli migliori sono subentrati dopo e la prossima volta arrivano mangiati. Dice Virmone che sei un talebano, dice. Sì, certo, tu, anche questo mi mancava. La patente del Barbaro e senza patente. No, gli abbiamo levato la patente da Goppo. Insomma, non so, a voi è piaciuta, a me... No, guarda, sì, posso dirti la verità, Marco, non so, il commento che mi è venuto da fare, l'ho fatto sia sul disco, poi io ci ho fatto anche un tweet, è che questo era uno spot per il calcio, se fosse stata la partita di Turkish Super League, cioè... con vecchie glorie, gente un po' attempata, qualche giovane promettente, ho capito, ma non mi sembrava, onestamente il livello non mi sembrava nemmeno da Champions, vedendo anche le altre, io avevo sul computer la diretta gol di tutte le altre, tu vedevi, passavi da Manchester, anche te, Villani. lo so, Virbone, lo so, però io passavo da Manchester, da Holland... Oh, a 500 sub Villani effettivamente siamo di un livello così ora ne abbiamo vinte due di fila, Balzarini ce l'aveva durissimo, per carità, ma la situazione è quella che è e ora vediamo alla prossima. Ho guardato perché io avevo sulla TV avevo la Juve, sul tablet avevo il PSG e a computer avevo Prime. Milan mi sembra a pezzi, sinceramente. La sera mi è proprio sembrata a pezzi. Aspettiamo, vediamo. Non è stato mai in partita e non mi è sembrato un Chelsea trascendentale. Speriamo di fare il colpaccio in campionato. Senti, l'ultima domanda che ti faccio: il miglior risultato possibile per la Juventus di settimana prossima, oltre alla vittoria della Juve col Maccabi in Israele, qual è? È la vittoria del Paris? O il pareggio te la giochi facendo la corsa su due squadre? Non te lo so dire, sinceramente non te lo so dire, perché ci sono troppe variabili. Intanto vinciamo la nostra, perché io non sono sicuro nemmeno di quella. Poi i conti li facciamo quando noi stiamo a 6 e vediamo dove sono gli altri. Oggi non scelgo perché non saprei quale sperare di battere nelle ultime due, quindi vediamo. Vinciamo noi intanto, poi vediamo. Va bene, va bene, va bene. Grazie mille Marco, grazie mille per essere stato anche stasera. Buona serata. Ciao. Allora, fate ancora in tempo, la live su Discord vocale è aperta, la chat vocale, non quale live, è ancora aperta, quindi fate in tempo ad intervenire, vogliamo sentire le vostre opinioni. Non siate... Oh, Virmone, fagli un appello, sono timidi, che palle. Poi si fanno le controdirezioni, le controdirezioni, e poi in live sono le 11 no, e 53, ma non arrivano. Quello che mi stupisce è proprio questo, cioè ragazzi, comunque prendete la cosa, cioè voi dovete prendere Live Bianconera non come altri canali Twitch dove vi sedete, ascoltate, vi viene messo in bocca nell'imbuto tutto quello che viene detto da chi conduce quelle live. Qua dovete capire che è una questione diversa, qua noi vogliamo parlare con voi, qua noi ci teniamo a sentire la vostra opinione e a farci due chiacchiere con voi, perché se no che senso c'ha, no Fabio? Ma assolutamente. Cioè io non me la voglio mica stare qua a raccontare solamente. Guardate, adesso lo dico perché sono passati tanti anni da quando abbiamo aperto e se c'è in chat Antonio Corsa... capirai, lo saluto, gli mando un grande abbraccio, un saluto.
la bianconera nasce per essere l'anti-Ateralbus. Sì. Ma lo sto scherzando. Perché Ateralbus era un podcast in cui c'erano 3-4 persone che parlavano, dicevano la loro opinione, giusta, condivisibile o meno, e basta, e l'interazione era inesistente. Quindi l'obiettivo nostro era essere la live con più interazione possibile con la chat, con le partecipazioni, con le ospitate, eccetera. Adesso che c'è il vocale Discord e quindi potete intervenire proprio adesso, proprio partecipare direttamente alla live, cazzo, se non entrate adesso non potete, come dire... Non siete dei veri LBR, diciamo, non siete dei veri LBR. Ma no, sai cosa? È più carino, secondo me, è più carino piuttosto che leggere tutti i messaggi in chat e rispondervi. Samuele dice tra poco entro, veloce però, Samuele, forza, bravo, veloce, veloce, bravo, veloce, veloce. Allora, quando torna... Quanto a Teralbus che mi ha bloccato su Twitter. Quando? Marco. Sarà mille anni fa. Ma tra l'altro adesso Teralbus la pensano esattamente come noi. Qui, cioè, non so se esiste ancora, quindi sono proprio dei nostri, sono, non so se sono se loro... Se ah sono, sì? Anche Canto? Sì, no, Canto non c'è più, Canto l'hanno fatto fuori, perché appunto si sono elebizzati, ma non so se loro si sono elebizzati o noi siamo andati verso Ateralbus. Ma quindi intanto, chi c'è rimasto, scusa, chi c'è rimasto? C'è Antonio, credo, e poi non ricordo, Terruzzi, credo, vabbè, intanto c'è una sub, grazie mille Antonio, grazie, grazie, grazie. Sarà Antonio, mi salve. Grande. 11 mesi con LP, 11 mesi, 3 mesi festeggi un anno, grazie di cuore. Bacio. Grazie. Forse abbonatevi ed entrate. Ti sei disunito Fabio? No, 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 sono gli altri che si disuniscono. Gli altri ci dicono che che va via Allegri, chiuderete. Ma che chiudiamo? Noi andiamo avanti. Noi siamo qua, ma chi ci distrugge? Noi siamo partiti da 4 mezzi, 0 lire su YouTube, adesso siamo un canale Twitch, ma noi ci ingrandiamo, ce la compriamo la Juventus, birbone, cazzo, ce la compriamo, facciamo la Juventus. Tanto ci pigliamo internet, poi ci andiamo a prendere anche la Juve. L'altro giorno ho avuto una discussione con uno su Twitter che mi accusava me e a tutta quelli della bianconera perché mi dava del voi, quindi al parlare plurale, quando io ho definito Danilo che non è capace a giocare a calcio. Permesso che è una mia idea e non concorderete tutti con me, nemmeno all'interno di La Bianconera, perché è anche il bello di quello, mi ha risposto con la classica argomentazione di quella gente lì, ovvero, ma tu che competenze hai? E io ho detto, la mia risposta è stata, quindi tu, nella tua vita, non hai mai dato dello scarso a un professionista perché non hai le competenze. Perché sia Danilo o il terzo portiere della Cremonese sono professionisti, no? E la risposta è stata, no, io mai. Mai, sì, mai. Voi esagerate perché date giudizi estremisti, è tutto scarso e tutto così. Guarda, voi, io mi sto rendendo conto. Dula, mi sto rendendo conto, essendo quest'anno abbonato a Lecce, quindi vivendo la partita proprio dal vivo, che rispetto a quelli che sono allo stadio a vedere la partita, io sono un moderato. Ma è vero. Ma bravo. Io quando andavo... Infatti, io mi ero immaginato, scusami Riccardo, mi ero immaginato sta scenetta, no? Appunto, faccio un esempio, il Bonucci di turno perde una palla in uscita... In curva uno dice: ma vaffanculo Bonucci, la prossima volta spazzala. Arriva uno dietro, gli dà: scusa, ma tu saresti stato capace di spazzarla? Ma tu saresti un calciatore migliore di lui? Cioè, io me lo immagino che gira allo stadio, no? Sì. Queste persone vanno da tutti, ogni volta che qualcuno critica, a dire: ma tu avresti fatto di meglio? Cioè, proprio follia, argomenti zero. Io andavo a vedere la Juve quando c'era Pogba, prima di questo Pogba qua, quindi quello forte. Non ero abbonato, però sono andato un po' di volte. Ma tu non hai idea dei commenti su Pogba appena sbagliava un passaggio, ma al quinto minuto partiva intorno... Io no, perché non gli si poteva dire niente a Pogba. Ma la gente aveva intorno, basta, vendiamolo, ma rotti i coglioni, basta, via! Così, che cazzo è? Ma tutti, Cioè, sì, ma una marea di gente! Cioè, sta gente non sa minimamente... Sai per quale motivo, Dula? La verità è che, a parte che pure loro nel loro divano, secondo me, picchiano le sedie, ma certo, però
Inter ti mette nella condizione di metterti su una sorta di piedistallo, di una vetrina, di essere il tifoso perfetto. In realtà è una grande cazzata, perché tutti quanti quando siamo sul divano, anche ma il peggiore dei moderati, qualche cazzotto sul divano lo dà, ma tutti. Ma siamo, ma è da, che mondo è mondo che lo sport si vive, ma che cazzo vuol dire vai a allenare tu gioco? Quindi Sarri gli potevi dire il cazzo che volevi, ad Allegri no, Dybala lo chiamavano Pippala, il patatino, quelle cagate lì, a Danilo no, cioè... Ma tra l'altro, parlando della partita di Danilo, vi è piaciuto stasera? Virmone, ti è piaciuto Danilo stasera? Onesto compitino, dai, sei un 6. Sì, mestierante. La centrale terzino, rende meglio rispetto a Terzino. Ma Terzino ormai non ci gioca più, però. Terzino ormai no, no, col Bologna ha giocato Terzino, Sandro... ha fatto schifo. No, no, oggi ha giocato a un certo punto, Terzino. Sì, alla fine. E infatti siamo andati in bambola, vabbè, non per colpa sua, vabbè. Va bene. Tanto dice, diamo, io guardo, vabbè, non è che te la devi vantare su LB, perché te devi vantare che ho guardato la ma io, mi dissocio totalmente da questo commento. E poi dice, però lasciate stare in pace Allegri. Sei incredibile. Va bene. Marco dice, Danilo, buon giocatore e niente di più, buon gregario, ma tecnicamente niente di speciale, sbaglia tanti passaggi, non ha il passo per spingere sulla fascia. Credo che sia stato sintetico il commento di Marco. Preciso. Ok, Danilo è come Zebina. Zebina era un più... Però Zebina, sai qual è il problema di Zebina? Che oltre ad essere un po' scarsetto, forse più scarso di Danilo, era anche uno stronzo, perché è uno che con i tifosi ci andava muso a muso. Infatti, vi ricordate la scoppola del tifoso a Zebina? Ve la ricordate? Sì. Miglior momento di quegli anni. Assolutamente. Vedi, il confronto fisico tra i tifosi e Zebina. Alfranchi, Babacar, no, non posso leggere, dal fuori non posso leggere, veramente rischio di chiudere il canale, non posso assolutamente leggere. Allora, però allenare non se ne parla, però c'è una domanda, qual è la capitale del Kirghizistan? Non lo so perché te lo chiedo. No, non lo so. Beh, perché prima ha fatto il fenomeno sapendo la ma perché un Ulaanbaatar la so, perché cioè, è un caso. Non è che... Ok, quindi non è il test tipo l'inganno della cadrega. No. Allora, leggiamo un po'. L'Atalanta nel gruppo 19-20 non passò il girone con City, Shakhtar, Zagabria perdendo le prime tre? La risposta è sì. Lo passò, però ti sei risposta solo. Era un girone in cui c'erano tre squadre su quattro, erano tre squadre materasso praticamente. Intanto c'è un abbonato, c'è una piacevole sorpresa, perché c'è un abbonato che interviene in questo momento, ed è Samuele, che ci aveva promesso di intervenire. E Bravo Samuele. Buonasera Samuele, dici tutto. Buonasera, ciao. Si sente? Si sente perfettamente. Ok. Allora, ho visto una partita... Nei primi minuti siamo andati due volte vicino al gol con Vlahovic, una volta ha sbagliato lui, una volta ha fatto la parata. Poi c'è stato una ventina di minuti in cui non abbiamo fatto veramente nulla e a un certo punto si è svegliato Di Maria e ha cominciato a mettere assist in quantità industriale, quindi grazie a quello siamo riusciti a fare due gol. Poi ha fatto cambi molto discutibili, non capivo il senso di Bonucci in questa partita qua, se voleva farlo riposare, vabbè. E quindi non ci abbiamo capito nulla e hanno fatto prima un gol per errore congiunto soprattutto di Szczęsny e poi hanno rischiato di farci due con prendendo due pari eccetera, alla fine l'abbiamo risolta con la doppietta di Rabiot, che non so manco lui come ha fatto, il Jolly che ha tirato fuori in tutta la sua carriera, ma vabbè. Ma quindi diciamo sei complessivamente soddisfatto di questa Juventus di stasera, Samuele? No, molto. Sono soddisfatto che abbiamo vinto e che Di Maria ci ha avuto voglia per almeno una quarantina di minuti. Per il resto sono pessimista per il passaggio del turno e per... il continuo della stagione. Senti, ti chiedo questo, qual è il risultato non che ti aspetti ma che tu auspichi di vedere nella partita tra Paris Saint-Germain e Benfica in ritorno? Cioè, io prima avevo ventilato l'ipotesi di vedere un pareggio tra quelle due squadre e fare la corsa magari non sul Benfica ma su entrambe e una magari la pigli. Tu invece pensi che debba vincere il Paris Saint-Germain, che addirittura debba vincere il Benfica e fare la corsa sul Paris? Non credo. Cosa ti aspetti di vedere? Cosa speri di vedere?
se pareggiasse anche il ritorno dovremmo vincere tutte e tre, a meno che Benfica perda punti con Maccabi o anche il PSG, ma non credo. E quindi vincere tutte e tre mi sembra proprio quasi impossibile. Vincerne quindi... due, pareggiarne una, magari forse una vittoria dei PSG, noi vinciamo a Lisbona e poi in casa con il PSG magari il PSG gioca un po' svogliato, riusciamo a strappare un pareggio lì. In qualche modo cerchiamo di farcela in questo modo. È sempre complicato, perché abbiamo visto anche che bisogna anche vincere bene a Lisbona col Benfica, però d'altronde ci siamo messi noi nelle condizioni di metterci in salita in questo girone. Samuele, col Milan che ti aspetti? Allora, oggi non l'ho visto il Milan, però ho visto che ha preso ben 3 gol, quindi non mi aspettavo perdesse così malamente. Secondo me giocheremo, li lasceremo giocare, noi giocheremo di rimessa, tentando magari di fare un gol e poi chiuderci e provando a portare a casa così. Va bene, grazie mille. Come Samuele, è stato gentile. Scorso... Cosa? Non ho sentito. Come l'anno scorso, mi pare, con Milan abbiamo segnato subito e poi ci siamo chiusi e ci hanno pareggiato, ma... Sì, abbiamo fatto 0-0 a San Siro, poi... No, forse è stata una buona partita comunque quella col Milan in casa, prime giornate, era dura, sbaglio. Segniamo con Morata... Sì, poi basta. Ah, sì, poi abbiamo rischiato anche di perderla. Sì, poi rischiamo anche di perderla. Primo tempo era buono, poi siamo crollati fisicamente. Sì. Un classico di questa Juve qui. Vabbè, Samuele, ti ringraziamo e grazie di cuore per essere stati con noi in live questa sera. Grazie mille. Allora, resta sempre aperta la vocale Discord, sempre a vostra disposizione. Jimmy Battle vi ha linkato lo shop, perché oltre al fatto che avete l'accesso al Discord, avete le emoticon, non guardate le pubblicità, che a ottobre saranno tante, lo sappiamo, avete la possibilità di scrivere un pezzo di opinione per labbiancona.com, su cui domani troverete, ve lo dico già in anticipo, i top and flop, flop scritti da Andrea, che li ha già pubblicati e li spammo domani mattina presto, e avete anche... Cari abbonati, il codice sconto per lo shop di LB, quindi il 20% di sconto su tutto lo shop lo potete avere se siete abbonati alla Bianconera. Leggiamo la chat, una partita ad outsider con il Paris Saint-Germain che dovremmo fare noi, però ancora manca tanto. Andratos non se la vorrebbe mai giocare contro Neymar, Messi e Mbappé, penso che sia un commento giusto, no, alla fine. Però, dai, diciamo ci sono 8 possibilità su 10 che... Juve, Paris Saint-Germain, ci si arrivi col Pari già qualificato, quindi non so nemmeno se li vedremo in campo. Poveri quelli che hanno preso il biglietto pagandolo un accidenti nel caso. D'altro, situazione stadio? Oggi Sky ha detto 28.000 persone. Ma erano paganti o assenti? Erano paganti perché non ci sono gli abbonati in Champions. Quindi 28, quindi erano 28. Che... su 41.000 sì, 28.000. Aspetta, di meno, perché c'erano i tifosi ospiti che in Bologna non c'erano. Quindi certo, almeno un 2.000 togli, 1.000, 2.000, quindi 3.000, dicono 3.000 tifosi del minchia. E quindi c'erano 25.000 della Juve, tutti paganti perché non ci sono gli abbonati. Quindi chi fa i calcoli? Mirko Nicolino, esatto, domani faccio i calcoli anche domani. Ecco. Va bene. E tra l'altro, anche oggi non c'era nessuno, esatto. Anche oggi non c'era nessuno di LB fuori allo stadio a dire se entri te meno. Cioè, Virmone, guardate la faccia di Virmone, che era uno che è un po' minaccioso. Io ho sempre detto, quando ho conosciuto Virmone, che vedevo la sua pic su Twitter, ho detto, cazzo, questo qua se gli dico qualcosa mi mena. Sì, quindi... proprio io. Eccomi qua. Comunque, esatto, con le mani quando vuoi. Voglio dire una roba sullo stadio. C'è un mio amico abbonato che ci va da anni e anni. Quest'anno ha rifatto l'abbonamento, si poteva. Lui ogni volta che va torna e mi dice che è uno schifo. Lui è in curva in mezzo agli ultra a cantare. Cioè, sì. Ha detto che entri, è un ambiente di merda. Nessuno tifa, nessuno canta. C'è la gente seduta in curva, le famiglie sedute in curva dove prima non si sedeva nessuno, nelle prime file. Quindi quelli che amano fare le tabelle, i conti, magari allo stadio ci vadano.
prima di fare. Va bene, diffidati presenti, scrive, sì, diffidati di LB però, quindi bannati dalla chat nel caso, va bene. 39.000 virtuali minchiorini, Fabio, i fuori sede, ciao Riccardo, sì, siamo tutti fuori sede, tutti fuori sede. Tribune vuota, non lo so se la tribuna, quella della parte di voce, era quella frontale, dai, quella c'era era vuota. Attenzione, c'è la mia nemesi in chat vocale, il mio posso dire, è... Il mio abbonato preferito è quello che odio di più, ma li voglio un gran bene. Oscar, with the buzzer beater, buonasera. Avvio. Senti, se mi parli del Tottenham, io ti chiudo la telefonata. Te lo dico già adesso, eh? Parlo perché non l'ho visto il Tottenham, okay. Non posso parlare. Ma era ieri il Tottenham. Ti volevo soltanto dire sul discorso della qualificazione, che io forse a sto punto spero che ci sia il pareggio anche al ritorno, semplicemente perché comunque, come dicevate voi, come alla fine non è che cambi moltissimo, perché per pareggiare all'ultima col Paris Saint Germain devi aver vinto lì meglio, oppure a Lisbona meglio rispetto a come abbiamo perso in casa, oppure devi avere una maggiore differenza reti totale. Allora io vi chiedo, come scenario preferireste andare all'ultima col Paris Saint Germain con i due risultati, quindi sapendo che col pareggio sì, non rischiamo, teniamoci il pareggio e poi prendi gol al solito alla italiana e all'Allegri, oppure andare lì senza nulla da perdere e provare a batterli? La risposta mia, e poi ti do quella degli altri, è sempre due risultati su tre, nonostante l'atteggiamento, lo so, se tutto quello che vuoi, se ho due risultati su tre vado sempre con i due risultati su tre. Però ti faccio dire anche quella di Virmone. Vai su Twitch, Oscar, così ascolti quella di Virmone. Dobbiamo, Fabio, l'abbiamo detto prima, dobbiamo fare 7 punti. Dobbiamo fare 7 punti e 6 devono arrivare per forza tra Maccabi e una bella vittoria con il Benfica, con 2 gol di scarto. È l'unica... Se noi vinciamo col Maccabi, e a prescindere da un altro pareggio, una vittoria, a prescindere, se noi con il Benfica vinciamo 2-0, se noi col Benfica vinciamo 2-0, allora a quel punto io ci credo che magari poi addirittura l'ultima col Paris Saint-Germain fai l'impresa. Altrimenti è grigio, ragazzi. Grigio. Però Oscar dice a che sta auspicando che Paris Saint-Germain e Benfica facciano un pareggio, quindi esatto. Con la corsa da fare su 2 squadre, chiaramente una è più favorita dell'altra, del Paris Saint-Germain rispetto alla vittoria del Paris. Ma a quel punto la devi comunque fare sul Benfica, Fabio, perché gli devi andare in casa in quel momento, per noi sarebbe meglio fare 3 punti con loro, cioè non possiamo veramente andare a Lisbona pensando che possa bastarci il pareggio e poi cerchiamo di vincere in casa con il Paris Saint-Germain. No ragazzi, dobbiamo col Benfica bisogna andare là e vincere con 2 gol di scarto, se no secondo me è finita. Andratus dice: già mi sembra difficile vincere a Lisbona, figuriamoci con 2 gol di scarto. Poi PG Video, una domanda che ho fatto in lezione live, ma non c'era, quindi la ripetiamo. Onestamente, ci chiede la motivazione. 25-30%. Ragazzi, 25-30% non è pochissimo. Ci sono possibilità concrete, molto difficili. Facendo i calcoli che abbiamo fatto prima, è molto complicato. Dula, se vuoi aggiungere qualcosa. No, io concordo, bisogna vincere, però io dico occhio, noi compresi ovviamente, al fattore Maccabi per tutti al ritorno, forse un po' meno per il PSG, giocano in casa, però anche il Benfica deve giocare là, vediamo. Non è detto. Ok, certo, assolutamente, noi ci andiamo tra meno di una settimana. Infatti. Vorrei fare una domanda, dice Lupin, come siamo arrivati a questo punto, nel senso cosa è cambiato dall'anno scorso ad oggi? Non tantissimo. Qualche interprete. Beh, se parliamo di cose concrete, è cambiata la classifica in Champions League. L'anno scorso in Champions League noi abbiamo una vittoria col Chelsea, una vittoria con lo Zenit dopo la terza, e credo anche una vittoria contro, qual era l'altra? Non ricordo più adesso.
Noi non facciamo 9 punti l'anno scorso, le prime tre. Sì, col Malmo, abbiamo giocato col Malmo. Abbiamo fatto 9 punti. Noi nel girone dello scorso. Sì, abbiamo vinto 3-0 là. 3-0 là. 3-0 là. Facciamo 1-0 col Chelsea in casa, gol di Chiesa. Poi con lo Zenit segna Kulusevski 1-0. Quindi abbiamo 9 punti rispetto ai 3 di quest'anno. Questa è la grossa differenza. Se parliamo poi di campionato, il campionato non è tantissima la differenza. Va detto che lo scorso anno Lupin, se parliamo proprio di risultati, quindi abbiamo affrontato nelle prime giornate dello scorso anno il Milan in casa, abbiamo fatto 1-1, il Napoli in trasferta abbiamo perso 2-1, abbiamo pareggiato ad Udine, perso con l'Empoli, più o meno siamo lì, però qui abbiamo perso col Monza, abbiamo perso di meno, ma abbiamo perso più punti con un pareggio con la Samp, che è catalogabile quasi come una sconfitta contro l'Empoli, no? Cioè voglio dire, la Samp ragazzi ha dovuto cambiare allenatore e non sappiamo nemmeno chi sarà, perché Stankovic doveva firmare oggi e poi non ha ancora firmato, quindi è un po' slittata la cosa. Quindi. Per me, Dula siamo addirittura messi peggio. Proprio per una questione meramente dei risultati. Boh, non... Ma non lo so neanche sapere, cioè, dire cosa è cambiato. Cioè, a me sembra tutto uguale. Sono cambiati i risultati delle partite, ma il trend è sempre quello. Cioè, squadra fragile, fisicamente indietro rispetto alle altre. A me sembra sempre la solita storia, che non è cambiato niente. Cambiano gli interpreti, ma il risultato è sempre quello, nel senso che l'inizio è difficile, è faticoso, quest'anno pure in Champions. Gli infortuni sono sempre stati, però ragazzi, se non batti il Monza e la Salernitana, cioè cosa ti serve Di Maria? Chiaro. Birmone, te lo chiedo anche a te, che cosa è cambiato rispetto... Aspetta, c'è gli Uper che ribatti. Io volevo capire sostanzialmente se non fosse cambiato un cazzo, se fossimo regrediti. Ecco, siamo regrediti o non è cambiato niente? No, regrediti no. Regrediti. Però scusate, ma scusate, come fate a non dire regrediti se siamo effettivamente a rischio eliminazione il girone di Champions? Scorso anno il girone l'abbiamo passato. Come fate a dire non siamo regrediti? Perché vabbè, sicuramente l'anno scorso il girone non era così complesso, perché comunque il Benfica si sta rivelando una squadra non di terza fascia, ma una squadra che potrebbe tranquillamente stare in seconda. E abbiamo, come ha detto anche Dula, cambiato degli interpreti, quindi, e anche degli interpreti importanti, quindi sicuramente in partenza quest'anno stavamo un paio di passi indietro rispetto all'anno scorso. Dal punto di vista del gioco, per me quella roba lì siamo e restiamo, cioè nel senso anche l'anno scorso non è che l'anno scorso giocassimo meglio e quest'anno abbiamo cominciato a giocare. Però guarda, per me l'anno scorso è stato terribile, proprio terribile su tutti i punti di vista. Però almeno quella serata di Champions con il Chelsea in cui hai avuto le palle per portarla a casa fino in fondo, era a settembre, l'hai fatta quella partita. Però lì abbiamo iniziato in casa, probabilmente anche il fattore campo. A Londra abbiamo preso le sberle. A Parigi più o meno, sì, hai perso, ma non come col Chelsea. Bisogna vedere in casa col Paris Saint-Germain come ci arriviamo e che partita facciamo. Quindi sintetizza Lupin: se vincessimo col pari in casa 1-0 saremmo allo stesso livello dell'anno scorso. Sì, ma per me fondamentalmente sì. Fondamentalmente sì. Per Forza Juve 5-0-5 siamo regrediti. Girone passato da primi, lo ricordo. Tra l'altro passato da primi, sì, ma passato da primi, ricordiamo come siamo passati da primi, che lo Zenit, che era già in Europa League, o addirittura sì, in Europa League, batte il Chelsea, no, fa 3-3. Mi ricordo quella serata perché l'abbiamo commentata in diretta la partita con lo Zenit, noi in cui tra l'altro la partita bruttissima nostra con lo Zenit, e poi all'improvviso arriva il pareggio dello Zenit, quindi giusto per capire che come siamo passati da primi l'anno scorso. È cambiato, ci è andato, se hai fatto una gara indecente col Benfica sarebbe stato anche il pareggio, vedendo la classifica, sì, se avessi fatto 2-2 anche quell'occasione lì sarebbe cambiato tantissimo.
tantissimo nell'economia di questo girone. Per me, se ti presenti con un altro allenatore a Lisbona, li asfalti. Virbol, secondo me, non è per niente. Cioè, nonostante io penso quello che penso su Allegri, non credo che sia. Cioè, potrebbe essere discriminante, ma che cosa vi aspettate che prendi da mettere come allenatore in panchina per Benfica Juventus? Un traghettatore e Montero? Magari gli schiaffi prima. Come ho detto, il Benfica non si sta assolutamente rivelando una squadra da terza fascia, quindi non sono d'accordo. Non penso che un allenatore in due settimane, cioè, o è Gesù Cristo, o cambia poco, dai, cambia poco. Ok, poi leggiamo ancora. Non faremo mai passi avanti perché l'idea di gioco è questa. Bisogna sperare che i Di Maria ci salvino il culo, dice Lessigno. Poi siccome questa coppa ci vuole sempre il bene, il Chelsea che arriva secondo becca il Lille ai sorteggi. Questo l'avevo rimosso. Pensa tu che cazzo di storia c'è con Benifar. Oddio, l'anno scorso, meglio il Lille Villarreal, dai. Meglio il Lille Villarreal tutta la vita. Ci ricordano che Angelo Mino guardava, abbiamo fatto la diretta gol quella giornata di dicembre, con Mino che guardava Zenit Chelsea, io guardavo la Juve. Forse, non, ne avete già parlato in altre live, ma secondo voi un'Europa League verrebbe presa seriamente dall'allenatore e dai giocatori? Oggi pomeriggio ne abbiamo parlato, però, e ce lo chiedevamo, cioè ci chiedevamo se poi in caso di Europa League, e tu Fabio, cosa dicevi? Tu Fabio hai detto che ad Allegri avere... No, io penso che a una squadra italiana che teoricamente si gioca il campionato, non dico che gli fa dispiacere di uscire, ma, cioè nel senso... L'impegno del giovedì è molto gravoso solitamente per chi si gioca il campionato, però va anche detto che noi in questo momento non siamo una squadra che sembra che sia posta da giocare il campionato, quindi potresti buttare anche tutte le fish sull'Europa League. L'Europa League, guardate che ragazzi, però ci sono già squadre di certo livello, c'è l'Arsenal, bellissima squadra, ci sono, cioè, teoricamente c'è la Roma, non ci sono squadre scarse in Europa League. Più quelle che retrocedono dalla Champions. Più quelle che retrocedono dalla Champions, e ci ricordava Antonio, e questa cosa l'avevo rimossa, che se la Juventus dovesse arrivare terza nel girone, deve fare il playoff, che è un turno in più, con la seconda di Europa League. Sì, come se fosse un sedicesimo anziché esattamente. Sì, perché poi ci sono quelle della Conference che fanno il playoff con quello che è terzo nel girone di Europa League, quindi è tutto un bordello. Esatto. Ciao a tutti, Allegri conquisterà la sua terza finale europea perdendo l'Euro. Ma perché? Dovete dire, Madonna mia. Ok. Se era andata fosse finita 4-1 per il Benfica, sarebbe stato giusto, questo la saremmo già eliminati. Può darsi al computo, se facciamo il computo dei gol fatti e quelli subiti. Ci scende una tra Barcellona e Inter in Europa League, sicuro, questo è proprio matematico, quindi vuol dire che una squadra forte altra ci sarà. Anche una fra Liverpool e Ajax. È vero. Esatto. Mamma. È appunto mamma. Quelle che scendo. Firmone, arriviamo quarti. Perdiamo con il Maccabi. Dai, si scherza ovviamente. Vedremo martedì. Allora, ci chiedono un voto alle prime partite di Paredes. Io da perfetto, come dire, io gli ho dato un soprannome a Paredes sul Discord, che è Mediaman. Non so se vi ricordate il personaggio di Luigi a Mai Dire Gol. Quindi da perfetto Mediaman gli do 6. Mediaman. Evanescence. Un po' anche Evanescence. Che voto gli date stasera più che su queste partite? Che voto gli date? Guarda, Fabio, non posso andare oltre la sufficienza, perché oltre la sufficienza vuol dire che hai fatto almeno un paio di giocate, un paio di lanci, qualcosa in cui hai comunque un attimo illuminato te la situazione e ti sei preso il centro della scena. Io al centro della scena Paredes non l'ho mai visto. Probabilmente poi, se andiamo a guardare heat map, palloni giocati, percentuale di passaggi riusciti, ha fatto una partita perfetta, ma non me la sento di dargli oltre la sufficienza, perché è comunque un lavoro sporco, un lavoro che in ombra, ecco. Quindi non è il mediano davanti alla difesa come poteva essere appunto
quelli che sono stati mediani davanti alla difesa di Allegri, cioè Pjanic o Pirlo. Cioè, non gli ho visto fare niente. Ovvio che non ti sto dicendo che adesso Paredes deve diventare Pirlo, ci mancherebbe. Però veramente non l'ho visto fare niente se non il compitino, che magari avrà fatto benissimo, e quindi gli do 6, non di più. Questo lo giro a Dula. Ragazzi, nel gioco di Allegri serve Mahomes al posto di Paredes, fa brutta figura chiunque a giocare lì. Ma a parte che se... come chi è Mahomes? È Patrick Mahomes, quarterback dei Kansas City Chiefs, il giocatore sì, ma... sì, no, il problema è che sì, ci puoi mettere anche Mahomes, ma... Però è troppo piccolino Mahomes per Allegri, secondo me. No, ma la questione è che il centrocampo della Juve c'è sempre il fattore contesto. Ci ricordiamo Locatelli l'anno scorso, che giocava dove giocava il suo Paredes, non è che ha fatto sto anno. Paredes, secondo me, può fare bene, deve ancora ambientarsi, deve trovare i suoi ritmi, le sue giocate. Questa sera al 6. Però, appunto, deve ambientarsi ancora meglio e capire anche i compagni che ha di fianco. Certo, è chiaro che se il lavoro poi te lo fa Di Maria fa il lavoro di tutti, non solo di Paredes. È quello che manda in porta a tutti, e buonanotte. Sabato non ce l'hai Di Maria, speriamo che escano i Paredes e gli altri. Preferirebbe Tom Brady che torna post pensione. No, ragazzi, però Tom Brady, non mi fate parlare male di Brady perché poi mi incula, quindi non voglio parlare più male di Brady. Forza Brady, no, forza Brady nemmeno, però ok. Allora, invece, come valutate le prestazioni, Milena ci chiede, di Bremer in Champions? Per me 5, non altro. No, ragazzi, Bremer... non dico che sia un caso, una cosa su Bremer la devo dire: quando ha il pallone tra i piedi è molto insicuro, ma molto insicuro, e si sta oggi in diverse volte ha perso l'uomo in una sua specialità, ovvero in velocità. Lui, che è abituato a marcare a tutto campo, l'uno contro uno non lo deve mai perdere. Oggi ha perso diversi uno contro uno in velocità, che sarebbe il mestiere, il pane di Gleison Bremer. Birmone, lo chiedo a te. Champions non bene, eh? Cioè pure col Benfica malissimo. Non so se dipendeva dal fatto che giocava insieme a Danilo. Non so se quello magari gli ha un po' scombussolato tutti gli equilibri e tutte le misure. È vero, ha fatto qualche errore come hai detto te, però gli ho visto anche fare qualche uscita incontro in cui mi è piaciuto, in alcune situazioni è lui che ha pulito l'area, l'insufficienza non gliela darei, ecco, diciamo la verità, dai, io l'insufficienza non gliela darei, gli do un 6 di incoraggiamento e... forse Danilo è stato un po' un attenuante, nel senso che magari appunto veramente lui non so quante volte quest'anno ha giocato in coppia nella difesa a 4 lui e Danilo, magari questo gli ha un po' fatto perdere la rotta, ecco. Allora, Riccardo, ti ho mandato il link in privato su Twitch, se vuoi te lo giro anche su Twitter, così lui è allo stadio in questo momento, credo ancora, o no, credo sarà uscito. Sarà uscito, vabbè, era comunque inviato e quindi... Era andato al porchettaro dello stadio. No, ma ci racconta la serata e quindi siamo contenti di ritrovarci Riccardo, il nostro inviato speciale, in realtà, inviato per TV Play, che è una piattaforma... cui sono stato anche ospite per Juventus per la partita di stasera contro il Maccabi Haifa. Allora, leggo ancora, però contro la Roma fanno una grande partita insieme, Riccardo sempre top, confermo, anche su Discord si fa valere. Riccardo sta chiudendo lui lo stadio, ci dice, e lui l'ha detto che chiude lo stadio, molto bene. Comunque anche io il giovedì, ma siete incredibili, ma anche io Riccardo lo sai che pure io il giovedì o me guardo X Factor o me guardo Masterchef, però che devo fare? Se gioca la Juventus devo fare i post partita, non è possibile. Sì, ma X Factor a dicembre è finito, chi se ne fotte, lo so, è Masterchef da febbraio in poi, quando ricominci.
quello certo, è il problema. Certo. Bisogna anche vedere se c'è il personaggio. Riccardo, intanto te l'ho mandato anche su Twitter il link, quindi ce l'hai anche su Twitter nel caso in cui ti arrivasse, puoi entrare quando vuoi in live. Allora, in Europa League però ci dice, però, c'è la soluzione a tutto. C'è anche il turno delle 19, quindi, però io devo fare il post. Sì. Però io facendo il post mi precludo comunque, capisci? Sì, okay. Sì, è vero, c'è il turno delle 19, però non sempre, vabbè. Esatto. Ci penseremo allora, se e quando. Comunque, Milena qua sballi di grosso, l'Europa League è una competizione bellissima da vedere, veramente bellissima. Io l'ho visto in azione contro il Ghana, ha giocato centro-sinistra in coppia con Marchinho, se non mi sembrava quello visto con noi in questa parte di stagione, sempre tranquillo l'impostazione, avendo 3-4 linee di passaggio di pulite. Nelle chiusure, il Bremer dell'anno scorso, quindi siamo noi che roviniamo i calciatori fondamentalmente. Allora, nel frattempo che arriva Riccardo in live, se gli è arrivato il link, spero di sì, eccolo, è già arrivato. Eccolo qui. Buonasera, Riccardo. Buonasera. Ole. Così là. Ma sei da solo? Sei un uomo solo? No, sono stato veramente l'ultimo. Sono stato l'ultimo ad uscire dalla sala stampa. Non mi sopportavano più, poverini, cazzo. Mi hai fatto fare tardissimo. Però devo fare delle robe già per domattina. Gli hai fatto una domanda all'Allegri? Te l'hanno fatta fare? No, non gliel'ho fatta. Alla fine le cose che gli stavamo chiedendo... aveva risposto a tutto, aveva poche domande oggi, per cui eravamo a posto così. Capito. Senti, complessivo della serata, tra Stadium... è stato più interessante Rabiot è stato più interessante in conferenza. Sì, l'abbiamo sentito. Era carico. L'abbiamo sentito. Vabbè, no, giudizio complessivo, stasera. Riccardo, allora, prima cosa, ambiente Stadium, depresso, poca gente però allegra, che giudizio no. Dai? Oggi più vuoto del solito, cioè oggi mi sa che ha fatto il minimo, eravamo solo sotto i 30.000, abbondantemente sotto i 30.000 persone, 28.000 qualcosa biglietti venduti oggi, bassissimo, quindi questo strano, comunque rimane la partita di Champions, poca gente, tanti tifosi con cui ho parlato, tutti più o meno la stessa cosa mi chiedevano e mi dicevano: vogliamo una Juve che attacca, vogliamo una squadra che attacchi di più. Gli chiedevo Bonucci fuori. Aspetta, tu gli hai risposto andate al circo? No, non gli ho risposto così. Però ecco, c'è questa un po' voglia di vedere una Juve un po' più offensiva. Oggi c'è stata perché l'avversario era veramente mediocre, in fase difensiva erano imbarazzanti, li ho visti dal vivo, ma mi ha impressionato. Pensavo fossero un po' più avanti come livello il Maccabi, mi aspettavo leggermente più complicata rispetto al Bologna, invece no, invece la fase difensiva del Maccabi era penosa, era altissimo il Maccabi, mamma mia, sì, ma poi disorganizzatissime, cioè lasciavano sempre le fasce libere, era facilissimo attaccare, ogni volta sembrava di prenderli in contropiede, ma non li stavi prendendo in contropiede, erano proprio messi malissimo loro. Quindi è normale, ha creato molte più occasioni, la partita francamente andava distrutta nel primo tempo, cioè, nel primo tempo bisognava chiudere la partita e nel secondo tempo si poteva cazzeggiare, lì si poteva digioneggiare come diceva Allegri, invece malino il primo tempo, meglio dopo, ma ti faccio questa così, domanda, dai. Sul 2-1 che hanno fatto loro, quei 10 minuti di sbandamento, cosa hai pensato? Cioè, la sensazione dello stadio era, prendiamo il secondo? Sinceramente c'è stato un minuto in cui questa sensazione c'è stata, cioè, all'inizio era ma no dai, come cazzo va a prendere il gol 2-1, riaprire una partita che era chiusa, poi ho detto un minuto in cui oh cavolo, qua mi sa che finisce che prendiamo addirittura il secondo gol, la pareggia diventa complicata, dopo se è risolta con il secondo gol di Rabiot, ecco, dal vivo una doppietta di Rabiot incredibile, non me lo sarei mai aspettato questa sera, anche se comunque erano giorni che mi chiedevano di Rabiot in giro, tanti mi chiedevano Rabiot come l'hai visto, sta giocando meglio, stava giocando molto meglio e a tutti continuavo a dire, beh, non riesco a spiegare come un giocatore con quella fisicità, visto dal vivo fa sempre più impressione lui, fisicità impressionante, qualità tecniche importanti, non ci si può spiegare come questo non faccia gol mai.
era è una follia, francamente. Io dico, una persona, un essere umano che ha quel corpo in campo deve fare, in una stagione deve portare almeno 6-7 gol, ma tranquillamente. Inspiegabile intanto, quello, e oggi sono arrivati due. Intanto Tutto Sport a carattere religioso, la luce di Maria, la luce di Maria, il fideo con Maccabi si conferma senior champions, 3 assist per la splendida doppietta di Rabiot e l'acuto di Vlahovic, 3-1, il pareggio tra Benfica e Paris Saint-Germain complica le cose, ma la Juve torna a crederci. Ma tanta roba, Mago Potter fa sparire il Milan. Non me ne raccontate. Molto bello anche quello, hai ragione. Bello. No, cazzo, questo bello, è molto buono. Bello. Questo va detto. Molto buono. Riccardo Di Maria, però... Sì. Va detto che la prima mezz'ora di Maria era inquietante. Cioè, era forma Qatar, però campionato del Qatar. Cioè, ha sbagliato tutto. E lì in quel momento c'era un po' di preoccupazione, perché noi diciamo adesso oggi la partita la può risolvere tranquillamente Di Maria. Cioè, basta Di Maria per portare a casa questa partita. Prima mezz'ora Di Maria era così, era aia, adesso si complica tutto. Poi dopo effettivamente l'ha risolta lui, perché ha fatto 3 assist... perché gli altri hanno segnato, ma ne aveva creati forse altrettanti, per cui un giocatore superiore quando si accende, superiore a tutti gli altri in campo, importantissimo. Non lo scopriamo certo adesso, cioè, lo sapevamo già una volta che prendi Di Maria, sai che in campo sarà questo. Quante volte sarà in campo da qui alla fine della stagione, con che voglia, con che testa, resta l'incognita, perché dopo quando invece è in campo come oggi, comunque aveva voglia forse anche un po' di rivalsa, aveva iniziato subito facendo pressing sul portiere, quasi cercando di segnare dopo pochissimi istanti sul portiere del Maccabi, facendo vedere ho bisogno di una prestazione importante oggi, perché contro il Monza quell'espulsione, questo avvio di stagione complicato, non era soddisfatto di se stesso, si vedeva. Dopo è cresciuto, è venuto fuori, dai, un giocatore importante. Senti, prima noi discutevamo, Riccardo... Occhio che dietro di me c'è uno stadio vuoto, eh. E non è colpa mia, e non è colpa mia, no, colpa tua. È stadio chiuso più che altro. Stadium chiuso più che altro, sì. No, prima noi stavamo discutendo sull'economia del girone, su cosa ci conviene di più sperare martedì prossimo, perché c'è il partito del... Pari Benfica, pareggiassero e facciamo la corsa non su una squadra, il Benfica, ma su due squadre. C'è chi dice invece che vincesse il Paris Saint-Germain e la corsa la facciamo sul Benfica con la partita che abbiamo a Lisbona, però è veramente complicata. Facendo anche tutti i calcoli del mondo è molto molto complicata. Tu come la vedi? Io oggi ho sentito, mi sa, di sfuggita Virmone parlarne. E sono d'accordo, io il partito speravo il Paris Saint-Germain vincesse entrambe le partite col Benfica e quindi si potesse affrontare poi nell'ultima partita qua allo stadio un Paris Saint-Germain già qualificato come primo, per cui senza più nulla chiedere da quella partita, ovviamente non dovevi perdere contro il Benfica, però a quel punto potevi anche vincere contro il Paris Saint-Germain, perché il Paris Saint-Germain si presentava senza stimoli. Invece così il rischio è che, certo, fai la corsa su due squadre, però il Paris Saint-Germain arriverà all'ultima partita qua con la necessità di vincere, diventa più complicato. Per cui no, ti farò Paris Saint-Germain nella prossima. Ci sta. Riccardo Virmone, avete domande da fare a Riccardo che è lì? Ma tanto sei da solo, ma fa freddo, no? Ma non credo, siamo ancora ottobre. No, non si sta male, Ok. Quanti invi- ci sono ancora Me ne devo tornare a Milano, più che altro. Adesso un'ora e mezza di macchina. Ma ci sono ancora inviati, gli agresti, ci sono gli albanesi, gli agresti, sei solo? No, sono rimasto da solo. Sei rimasto da solo. Riccardo, Virmone, se avete le domande Facciamolo andare a casa, dai. Facciamolo a Milano. Vado a casa, Riccardo, Virmone, sono guadagnato un panino a pollo all'autogrill. Primo autogrill, voglio un apollo. Mi è venuta veramente voglia di apollo. Va bene, grazie mille Riccardo per il tuo contributo. Ah, grazie di cuore.
Ciao ragazzi, buona ciao, serata. Bello. Ciao, buona serata. Ciao, ciao. Allora, prima del 25 settembre Riccardo mi stava simpatico. Ma che cazzo di commento è? Non capisco mai. Lupin, quali confidenze si prende? Va bene. Allora, vi faccio vedere due cose e poi ci andiamo a dormire anche noi. Abbiamo Allegri in Mixon, che parla, non so, del futuro di Rabiot. Non so per quale motivo. Durano pochissimo questi video, ragazzi, tranquilli. Scaricala. Aspetta, diciamo che avanti. È una squadra di ragazzi che hanno capito. Dopo la partita c'era molta arrabbiatura per quest'ultimo quarto d'ora, direi ci fa bene, perché altrimenti magari mentalmente mollavamo un attimo, invece abbiamo mollato l'ultimo quarto d'ora. Dispiace perché comunque abbiamo fatto una bella prestazione, potevamo fare molti più gol, abbiamo vinto la prima partita in Champions e ora pensiamo alla partita di sabato a Milano. Diciamo l'abbiamo partita abbastanza stasera, non bisognava patirlo, bisogna essere un pochino più sereni nei giocare, più cattivi. Mister, le chiedo di Maria, ha fatto 3 assist, la sensazione però è che possa ancora crescere ulteriormente. È normale, cresce in condizione e quindi è più facile per lui giocare. Ha giocato praticamente 60 minuti con Sassuolo, poi un primo tempo con la Fiorentina, 20 minuti con lo Spezia e poi non ha più giocato. Quindi stasera è la prima partita e ha fatto una buona partita. Per quanto riguarda il futuro, non lo so, c'è la società che pensa al mercato. Per quanto riguarda il presente, sono contento per lui. Un giocatore che è cresciuto, ha l'età giusta, è maturo, fisicamente sta molto bene. Stasera ha fatto 2 gol, sono contento per lui. E soprattutto credo che abbia ancora molto da migliorare nella verticalizzazione, nel vedere subito davanti. Su questo ci deve lavorare molto. Michele Mirmone, mi ha dipinto lo scenario che tu mi dicevi l'altro giorno. Te, Villani, ti devi ricordare solo una cosa che io ti ho detto. Io ti ho detto che a giugno lo rinnovano, ragazzi. Tu mi hai detto che a giugno rinnova 4-5 milioni. Vedrai. E te lo testimoni, io sono sicuro che in chat se lo ricordano. Vedrai che lo teniamo. Vedrai che lo teniamo. Io veramente non ho se dovesse succedere una roba del genere, non ho parole. Ditemi quello che vuole. Poi la doppietta, può fare il cazzo che gli pare a lui. Io Sandro no. Ma Rabiot sì, piace troppo ad Allegri. Però bisogna capire se Allegri sarà l'allenatore. E poi, come dice certo, Elena, la mamma è esosa. È esosa la mamma. Capisci? Se ne troverà un altro che gli darà lo stesso spazio che gli dà Allegri in campo e uno stipendio come quello che sta prendendo adesso, farà sicuramente un altro tipo di scelta, ma la domanda è: a giugno 2023 c'è qualcuno che dà 7 milioni più bonus ad Adrien Rabiot? Secondo me no. Forza Premier League, ti dico solo questo. Secondo me no. La mandiamo a Masterchef, dice With the Buzzer Beater. Bisogna vedere cosa ne pensa Galeone per Tyler, giustamente. Oggi Galeone ha ritmo un'intervista a giorno. Poi, tra l'altro, dichiarazioni nuove di Allegri. Fra vincere la Mystery Box e l'Invention Test ci passa una roba che sembra sottile, ma non è sottile. È vero. Bella. L'altro, l'Invention Test è quello successivo alla Mystery Box. Mystery Box è l'inizio. Sì. E dopo poi esatto. L'Invention sei il migliore della giornata e puoi scegliere la squadra in esterna. Sì. Stiamo veramente parlando di Masterchef. Birmone sta dicendo: ma che borghesi che siete voi che il giovedì guardate Masterchef. Non so perché ho fatto la voce di Patrizio parte male, mi è andata così. va bene. Allora, ma il barabutto di De Sciglio che dice? Ha già rinnovato. Per quanto sta fuori? Ma chi se ne frega? Ma non sappiamo neanche cosa si è fatto poi. Ma chi se ne frega, stia fuori. Bravo Marco. Metà delle squadre in Premier oggi darebbero 7 milioni a Rabiot. Bravo, e questa doppietta è funzionale al prossimo ristipendio di Rabiot, non alla Juventus. Bravo Marco, sono con te. Andrato spostar fuori pure 9 mesi, vabbè, tanto paga Juve 3 anni, va bene. Nella Mystery Box puoi usare, nell'Invention rischi di andare a casa, quindi l'Invention è proprio allegriana perché si è conservativi nella ricetta. D'accordo, ragazzi, per aver vinto una partita 3-1 contro il Maccabi abbiamo fatto 1:43 di live, sommata alle 3:08 fatte il pomeriggio, mi sembrano già tante. Domani alle 14 ci sei, Birmone? Ovviamente. Top. Alle 16 domani c'è il caffè, io non so di che cazzo parlare, ma un modo per fare la live lo faremo. Quindi ringrazio Dula, ciao Dula. Ciao ragazzi, buonanotte. Ringrazio Virmone che ritroviamo domani. Ci vediamo domani alle 2, ragazzi.
E da là il bianconero è tutto. Domani alle 2 è sempre Forza Juve e alle 16 il caffè di LB. Sigla, ciao. Bacio. Ciao. Here comes the money. Here we go. Money talks. Here comes the money. Welcome to the dark side. Black Rose. La L con la B non è Leonardo Bonucci. Tirate fuori le penne dai vostri astucci. Alzate il volume per la competenza vera. Andate a prendere un caffè con Live Bianconera. Forza fai sta sub, è gratis se hai Prime. Non darla altri canali che non ascolti mai. Ti vedo che non sabbia amico, mi sto già incazzando. Ti vengo a muso duro, ovvero sto zebrando. Il direttore invece, uomo d'altri tempi, crede soprattutto nel dialogo fra menti. Usa il contraddittorio anche con gli allegriani. Perché gioco di mani, gioco da villani. Laudante sia il signore degli analisi. Se una squadra gioca male, lui non ti fornisce alibi. Sto male il pomeriggio se non guardo LB. Mi serve un'anestesia fra Matteo MD. Adesso è quel momento, corri sul sito Viola. Lo guardi mentre mangi, mentre lavi oppure a scuola. Sono le 4 in punto, metto Live Bianconera. Non rispondo al telefono, tronca ti provera. La L con la B, 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 la L con la B. Fra che te lo dico a fare, se parla il direttore attenti come il militare. Nella chat spazio per tutti come su una baleniera. Tira su quel volume, Live Bianconera. Live Bianconera, Live Bianconera, Live Bianconera, Live Bianconera, Live Bianconera, Live Bianconera. Accendeva su Twitch, competenza vera. Live Bianconera, Live Bianconera, Live Bianconera, Live Bianconera, Live Bianconera, Live Bianconera. Massa di copacci, questa è Live Bianconera.